Salve a tutti ragazzi, eccoci qui ritrovati in questo nuovo video. Sono in compagnia di Giacomo. Buonasera, buonasera ragazzi. Eccoci qua, lui dice sempre buonasera perché è abituato ai live. Buonasera, buonasera come Costanzo. Salve a tutti. È perché noi quando facciamo queste cose le facciamo di sera, nascosti, celati nell'oscurità. È istintiva la cosa. Esattamente, siamo celati nell'oscurità della mia camera. Che non è scura perché sennò non si vede una cippola e poi il video viene uno schifo più di quello che magari viene. Però comunque ragazzi, come da titolo, oggi saremo qui a fare una reaction. Eccolo, sì. Una reaction, forse una reaction. Non l'abbiamo mai fatta una reaction a qualcosa in generale, su quello forse. Che viene, su quello che capita. Sì, boh, forse sarà un titolo clickbait, cioè scriveremo reaction ma non è una reaction. Non lo so, però forse, vabbè, vi mostriamo un gioco, Alone in the Dark, il sì. Remake. E del gioco è uscito 5 giorni fa più o meno un nuovo gameplay che ci mostra un pochettino di cosine interessanti. E lo andremo appunto a reactare in qualche modo e analizzare, se così possiamo dire, insieme, anche con Giacomo ovviamente. Esatto. Che se no, che c'è sta a fare dentro sto canale, come li prende i soldi, se no, no scherzo, qui non si piana lira. Proprio, cioè raga, non si piana lira. Comunque, andiamo avanti, va che è meglio. Sì. E partiamo appunto con il video. Vai. Ovviamente apra anche lei il video perché sennò è una buffonata. Sì, 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 è già aperto, è già aperto. Perfetto, allora mettiamo a tutto schermo. Ed eccoci qua, siamo... Wow. Che ansia, già parte così, che ansia. Io diciamo che non posso sentirla perché ovviamente il mio video ovviamente è mutato, perché sennò ci sarebbe una comortacci. Visto. Però sì, già rende l'idea. Che è sto schifo? No, il gioco è quello che è uscito da da sottoterra, eh. Hai fatto. Andiamoci. Spoiler. Ma che stai a vedere? È il video. Ma non è uscito niente da sottoterra. È quello che mi ha mandato. Ah, ma tu già stai avanti. No. Eccolo, è uscito adesso da sottoterra sta a fare. Ma vuol dire che forse era appena spuntato il mio corpo. Vabbè, a più secondo prima. Aspetta, torno un po' indietro così. No raga, ma che cos'è? Un alligatore, una... Sì, è un... Non si sa che è. Cazzo, i cosi. Allora raga, che cazzo è sta botta? Comunque, no, non ho sentito la botta. Comunque ragazzi, allora, da quello che chiaramente possiamo vedere da queste prime immagini, sicuramente a livello proprio di atmosfera è un qualcosa di un pochettino differente, per esempio, da Alan Wake. Mi viene in mente questo perché io, per esempio, sì, l'idea come similitudine, però esattamente diverso. Però Alone in the Dark, secondo me, è un pochettino, diciamo, più paurosetto. Tubo, sì, 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 sì. Cioè, Alan Wake, diciamo che va a puntare più che altro sull'atmosfera, no? Sì. Non tanto sui mostri così. Invece qui, vedete, ci sono proprio dei mostri che spuntano da sottoterra, sti sottospecie di non so che cosa. Sembrano, sì, sembrano demoni. Esattamente, ragazzi, sembrano esseri demoni o... non so che cosa. E cioè l'illuminazione sotto è qualcosa di spettacolare. Guardate che roba. Cioè io This can't be real. Lo sto vedendo mutato, ma è un qualcosa di
Cioè, mi mette ansia pure che è mutato. Ecco. Non so se rendo. Cioè, sì, no, ma l'audio fatto benissimo. Sicuramente a livello grafico, Alan Wake, per prenderlo come metro di paragone, anche se sappiamo che, ragazzi, sono due giochi differenti, Però graficamente Alan Wake è sicuramente superiore, ovviamente, perché questo è un remake del gioco del 1992, chiaramente, se non erro, correggetemi. Sì, dal punto di vista, diciamo, grafico, sì, c'è un po' di differenza. Già Alan Wake è un qualcosa di più curato, magari. Però guardate che non è brutto, Non è niente brutto. Anzi. Non è per niente brutto. Adesso ve l'ho ingrandito di nuovo. C'è il nero alle spalle. Oddio, ho detto nero, scusate. Vabbè. Lui, egli. Tra l'altro, ragazzi, questo tizio, cioè lui, se e chi l'ha vista, secondo me è lo stesso attore che ha fatto Stranger Things. Ditemelo sotto nei commenti se l'avete riconosciuto. Io, perché non avendo mai visto la serie, non so. Però mi sembra di averlo già visto. È lui. Sì, è abbastanza famoso per quella serie che ti ho detto. E che sicuramente loro conoscono, perché l'hanno vista tutti. Sì, vabbè, sicuramente. È famosa, io forse la devo recuperare. We both strangers in Java's story. Perdonate questa defaianza. Ah, raga, questo mi sembra il nero del miglio verde, È vero! È lui, Che miseria, È lui! What happened, Batiste? How are we here? Comunque, ringraziamo Wild Gamers SK, ovviamente, che è il canale da dove stiamo prendendo. Esatto. Ringraziamo, insomma, da dove lo stiamo guardando, insomma. How do I get back? Beh, comunque si vede che l'atmosfera rende comunque molto l'idea. Diciamo che, ragazzi, i modelli a livello grafico si vede che hanno qualche annetto. Sì. Però è bello, raga, è bello da vedere, molto bello da vedere lo stesso, secondo me. Sì. Che cazzo tesserini di merda. Thank you. Allora, vedete, c'è l'accetta. Sì. Sicuramente questo è su Xbox, raga. Sì. Su Xbox. Diciamo. E pur essendo su console non si vede assolutamente male, Cioè, anzi, comunque... Anzi. Potrebbe vedere poi, insomma, anche una... versione, diciamo, al PC come sarà, ma penso che sia, insomma, un bel... Sì, penso sia molto simile. Oh, che è? Piaciona? A piacuna. You don't know anything about what happened to Jeremy, do you? Everyone here is really strange, and it's hard to know what to make of anything you hear. Sentite che atmosfera con questa musica. I'm sorry, Cherry Bat. Fucking bitch. Eccoci qua. No, sto imparando a fare il doppiatore di film porno. Nel tempo libero, Solo il doppiatore, perché il resto non me lo posso permettere, come vedete. Da quello che vedo, diciamo, utilizzi due personaggi. È vero. Ma adesso ci sto facendo. È vero, utilizzi. Probabilmente. Oh, l'immortacci. Sì. Porca puttana, i pipistrelli. Tu non puoi capire che salto che ho fatto. Loro forse l'hanno visto. Strelu, strelu, presu, presu, ritornello. Fateci sapere che cosa ne pensate, sotto nei commenti. Siamo curiosi. Non dire che sta garbando. Penso da quello che vedo è anche
diciamo, come dire, abbastanza investigativo, nel senso che comunque non si risolve qualcosa, sempre qualche enigma, diciamo, che lo risolvi. Quindi... poi scusate ragazzi se è in inglese, ma questo ho trovato, non, non me ne vogliate, ma questo è. Ovviamente la trama non ve la diciamo, non facciamo spoiler di cose, nulla, perché cioè analizziamo soltanto quello che vediamo. Siamo più che altro in che epoca siamo? Questa è la domanda che mi stava sorgendo spontanea. Da come sono vestiti, secondo me, non lo so. Cioè, sicuramente da quello che ci stanno mostrando, è chiaro, ragazzi, che sono tutti spezzoni. Adesso stanno cercando sto Jeremy. Perché c'era scritto looking for Jeremy. Sì. Vero. Quindi, basta, beh. Exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Mamma santa, questo me lo ricordo. Mamma mia. Raga, odiate le bambole voi? Chi è questa adesso? È Jeremy? No, dai. E se fa? Don't let him get inside, come here. Ma che è il miglio verde? Da sempre. La vecchia bisbetica? No, non è tanto vecchia, però. Che è di paga maniera, chi è? La governante. Have you ever talked to a doctor about your condition? This is madness! Allora, guarda, per come lo vedo io, questo gioco sarà un triste. Cioè, sicuramente, ragazzi, ha una matrice più silentiliana. Sì, bravo, te lo volevo dire, infatti. Secondo me, cioè, rispetto... cosa anche a me. Cioè, nel senso, perché in verità paragonarlo a un gioco come Alan Wake, secondo me, è sbagliato, perché non ci sono i mostri. Invece, se vi ricordate bene, cioè, in Silent Hill c'è tutto il discorso dell'horror psicologico, no? Però ci sono anche i mostri. Sì. Che è un po'... se ti ricordi e se vi ricordate quello che succede anche in un altro gioco, The Medium, mi viene in mente anche quello, bellissimo, a me. Bellissimo, sì, vero. Che ragazzi è molto bello, andatevelo a recuperare, tra l'altro sta anche sul canale se volete darci un'occhiata. È bellissimo il gioco. A parte vederlo, giocatelo, perché cioè, è tanta roba quel gioco, sottovalutato, ma è tanta roba. La storia, tutto. C'ha veramente tutto. E questo... ci assomiglia parecchio nell'impostazione, ok? Cioè questi mostri, queste cose, quindi si può dire che chiaramente quello ha copiato da questo, ok? Cioè The Medium ha preso spunto chiaramente da Silent Hill, da Alone in the Dark ad esempio, ok? Non il contrario, però ci assomiglia, cioè, ragazzi, ci prende veramente parecchio. E se vi piace Silent Hill come genere, sicuramente questo ci si avvicina in qualche modo. Non è proprio Silent Hill, perché è un pochettino più horror, che tende forse un pochettino anche a Resident Evil, ai sì, primi. Minima. Guarda, forse Silent Hill, sì, a Silent Hill, scusami, a Resident Evil forse per gli enigmi. Sì, ma... pure Silent Hill c'ha gli enigmi, però secondo me questo potrebbe essere un po' psicologico, ma anche un pochettino survivor, come credo di no, credo che non ci siano. Sì,
che sai, su questo genere. Comunque fa cagare il tuo microfono, cioè, te lo devo dire. Devo cambiare le batterie, perdonatemi. Non so, secondo voi c'ha qualcosa di Silent Hill questo gioco? Secondo me sì. Da molti, diciamo, richiamo senso a fare un film, perché comunque sì, infatti diciamo è qualcosa, infatti, di a livello psicologico come horror. Sì, diciamo è più psicologico, però cioè, diciamo che secondo me, no, nell'horror psicologico puro, va bene, non è che tu hai i jumpscare, secondo me, non sono un esperto di questa roba, però fatemelo sapere nei commenti, no? Cioè, si basano un pochettino più sull'atmosfera, cioè sul creare delle situazioni di alta tensione, ma non sullo spaventarti. Invece qui c'è proprio lo jumpscare con il mostro che ti esce da sottoterra, la porta che magari si apre e intravedi una mano, che te posso dire, diciamo che hanno fatto un mix di cose, cioè è comunque sempre psicologico da un certo punto di vista, però inserisce all'interno anche altre componenti horror come i jumpscare, che appunto, ragazzi, io credo che nell'horror psicologico non ci siano. Sì, no, infatti. I liked as well. You haven't seen a little girl by any chance, have you? I don't think so. You would have known if you did. Ma questo, secondo me, ai tempi se la batteva con Alan Wake, il primo Alan Wake, raga, Sì. Oh, bah, che cavolo che... Oh, no. Chami, what have you done? Oddio, che brutta cosa. Comunque, raga, una cosa... Adesso dico una cosa brutta, ma ammazzeranno gli utenti console se vede che è su console, È veramente scarno. Sì, la sto notando anch'io questa differenza. Cioè, sarà... Non è, cioè, raga, una critica, Non è una critica, è proprio poco pulito. Cioè, il video è pure compresso, ok? Però è c'è poca pulizia nell'immagine. Cioè, in alcuni punti sì, in altri no. Cioè, vedete? Le scale, cioè, sono dettagli che però, vabbè, che chiaramente non è che vanno a... Cioè, sono dettagli che non è che vanno a inficiare poi la qualità dell'esperienza, chi se ne frega, cioè, c'ha un colpo d'occhio assurdo, però vedete che comunque è molto... Cioè, manca di anti-aliasing. Il tutto. O comunque ce ne sta una, ma è proprio basica, perché per farlo girare in 4K su una console a 60 fps devi scendere a tanti compromessi, Ma anche in 2K la stessa cosa, cioè... Però, guardate che il colpo d'occhio generale non è brutto. No, anzi, pur stando appunto su una su una console, questa è una Xbox probabilmente, sì, serie XS, sì, perché lo vedo dai tasti che usi, l'ho notato sta cosa, vedete? Cosa? Vedete? Psychological horror action game. Ok, quindi è anche action game. Al contrario di Alan Wake, per esempio, non è action game. Quello è un horror psicologico, punto. Invece questo è action game, quindi è chiaro che magari in mezzo c'è un pochettino più di sparatorie, un pochettino più di situazioni dove comunque sei costretto a sparare, no? Cioè, se vedete per esempio in Alan Wake... Nel primo, perché il secondo non l'ho giocato, lo giocheremo. Sì, spari,
però non è il fulcro del gioco. Cioè, sparare ti serve per difenderti, per però cioè anche lo shooting non è che è che è appagante. Non invece è vitale, diciamo, in Alan Wake, perché comunque non ti serve, diciamo. Sì, cioè ti serve in alcune situazioni, però è messo lì per creare quella suspense in più, ok? Non perché sia proprio necessario e basato sullo shooting il gioco, cioè sia necessario che tu debba sparare. Potevano anche non farti sparare o farti sparare di meno. Invece qui, appunto, con questi mostri ti fanno proprio sparare. Quindi, cioè, ti obbligano a sparare, ti obbligano a difenderti, cioè, te li parano davanti. E comunque, invece, tante volte in Alan Wake, cioè, spari, diciamo, per rallentare. Tante se, volte. Se diciamo, io non so come il secondo, perché giustamente non l'ho ancora giocato. Cioè, era assurdo, ecco, spari più nel primo. Sì. Alan Wake. Però spari molto, Giacomo, per rallentarvi. Sì, sì, non è che dici, sai, perché è una cosa, diciamo, di vitale importanza. Cioè, lo fai perché comunque... Tante volte, ragazzi, cioè, io tante volte, al posto di eliminarli, a parte in alcune situazioni nel primo, sparavo e poi correvo via, cioè l'ho evitati tante volte. Cioè, invece qui ti separa davanti il nemico e tu devi sparare e lo devi uccidere. Quindi questo è, cioè, questo è proprio un action game anche. Cioè, dove sparare è una cosa che cioè, è importante. Quindi sicuramente le fasi shooting hanno la loro... cioè, sono sicuramente, da quello che vedo, più appaganti rispetto a quelle di Alan Wake, dove sei costretto con sta lucetta, con sta torcetta, cioè è il terrore di tutti coloro che hanno giocato Alan Wake, è quella torcia. Sì, cioè, la famosa torcia di Alan Wake. Ok, forse qua non c'è più nulla di... Sì, no, dice... qui, ragazzi, non c'è più nulla di importante. No, direi più che altro, penso, la data anche di uscita. Sì, vabbè, la data di uscita, oddio, quando esce? Perché comunque fa tutto la cosa finale, penso che... La data di uscita è il 20 marzo 2024. Sì. Ok? L'ho letta adesso, ragazzi, è il 20 marzo 2024. Comunque, cioè, di base... magari abbiamo detto anche delle cose un pochettino, come dire, da un certo punto di vista strampalate per certi versi, però da quello che vediamo sicuramente è un titolo importante, è un altro titolo importante di questo 2024. E fatemi spezzare una lancia a favore dei remake e delle remastered. Vi voglio concludere questo video parlando di questo concetto. Tante volte mi capita, o ci capita, di leggere... Quante volte ti è capitato già? Tante, secondo me. Ti capita di leggere di gente che, ragazzi, lamenta, ma che noia, c'è sta la remastered di questo, il remake di quell'altro. Palle di qua, di là. Che palle di là. Allora, capisco, ad esempio, cioè vi capisco se vi fanno l'ennesima remastered di The Last of Us. Là, ragazzi, alzo le mani, perché chiaramente ne hanno fatte 20.000, non ce n'era bisogno, se non magari fare un parte 2 anche per PC, che sicuramente uscirà per PC, però fa una remastered per PS5 un'altra volta, lì vi do ragione, ok? Non serve a niente, cioè, oggettivamente. Però, capite che, per esempio, ci sono tanti giochi che proprio a livello tecnico, ad esempio su PC, raga, non possono girare. Cioè, se voi prendete un gioco come Prince of Persia alle sabbie del tempo, io, ragazzi, volevo giocarlo, non sono riuscito a giocarlo su PC,
dovrò prendere un emulatore, ok? Perché? Perché non mi supporta la risoluzione, non mi supporta il sistema operativo, mi dà problemi, mi si chiude, no? Quindi vedete che poi se Ubisoft prendesse e facesse la remastered, per esempio, di questo gioco, gli darebbe nuova vita, nuovo lustro e l'adatterebbe, per esempio, al PC. Quindi il moderno, cioè è per quello che ci abbiamo oggi. Esatto. Secondo me bene, secondo me. Sì, e secondo me le remastered servono di più, e fatemi sapere che cosa ne pensate, a chi gioca da PC che a chi gioca da console. Perché sì, e alla fine su console voglio dire, che fai? Sì, cioè su console la remastered te mettono la risoluzione più elevata, il cavolo in più, ma poi alla fine non è che serve realmente, ok? Va bene? Sì. Cioè te migliora la grafica un pochettino, però sul PC, a parte migliorare la grafica, cioè ti dà la possibilità di farlo girare su sistemi operativi moderni, ok? Perché quello è il problema, il PC al contrario della console c'ha un'evoluzione, ok? Il sistema operativo soprattutto. Se voi non ci avete, se il gioco gira su Windows 20 e voi ci avete Windows 10, vi faccio un esempio, puta caso, un giorno, diventa un problema. Ci sono crash, ci sono tanti problemi di adattamento, ok? Oltre la risoluzione, quindi anche questo. E per chi, per esempio, appunto, gioca su PC come noi, il fatto che un gioco venga rimasterizzato, venga rifatto, venga rivisitato per... Riadattato. Insomma, i PC, diciamo, alla generazione moderna. Alla generazione moderna, questa è una cosa molto importante. E serve a dare a quel gioco un nuovo lustro, un nuovo significato, a fartelo godere appieno. Esatto. E poi, come la vedo io, oltre ovviamente al comparto diciamo tecnico che fa la sua figura, perché comunque te lo godi di più, c'è anche la seconda cosa, c'è anche il recuperare un titolo che magari tanta gente o tanti utenti magari che non conoscono o che non hanno giocato magari, per esempio, perché giustamente sono giochi anche vecchi, esatto, quindi magari ecco, cioè recuperarli oggi con la grafica, la tecnica di oggi, insomma è tutto un altro fascino. Esatto, quindi non ve lamentate, nel senso, poi vi ripeto, è ovvio che se vi fanno la remastered di un gioco di 5 anni fa io rosico, è giusto, certo. Lì sono d'accordissimo con voi, però se vi fanno una remastered, vi faccio un esempio, di Siphon Filter, ok? O di Quake, un altro gioco. The Metal Gear Solid, esatto, che sia per PC, console, cioè che potete giocarla su console, su PC, dove cavolo vi pare, sulla Switch, sulla lavatrice, cioè... È bello. Tanta roba, ragazzi, è tanta roba. Quindi dipende che remastered è e che remake è, ok? Quindi è importante, secondo noi, e poi chiudiamo, il concetto di remake o remastered, che poi sono due cose diverse, va bene, però però il concetto è che queste cose servono sia per adattarle magari su PC a sistemi operativi nuovi e, come ha detto Giacomo, dare nuovo significato e nuovo lustro a titoli che magari persone più giovani non conoscevano. Quindi non ve lamentate, ragazzi, su ogni cosa che comincia per remastered, reboot, remake. Comunque sono belli, cioè recuperarli soprattutto. Cioè ci sono dei titoli che veramente meritano, ok? Sì. E che anche gente magari anche con le grandicella, diciamo, con le virgolette, come noi, ha piacere di giocare. Esatto, perché c'è tanta gente anzianotta, come noi, tra virgolette, anziana sempre per modo di dire, che c'ha voglia di giocare sti giochi, ecco. Esatto. Quindi,
Detto questo, direi che il video, come al solito, finisce qui. Io vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un bel like, commentate, condividete, aiutateci col tempo di visualizzazione. Lasciate like, commenti, commentini, commentarelli. Vi ricordo gli appuntamenti su Twitch del martedì, del giovedì e della domenica dalle ore 22. Just chatting sul mondo dei videogiochi, news, tante cose, PC, hardware, riflessioni sul mondo dei videogiochi. E un saluto da Giacomo. Ciao a tutti ragazzi. Mi sono sbagliato, volevo dire da Andrea e da Giacomo. Sono un idiota come al solito. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.